Rieccoci cari amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio, che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata e studioso di medicine naturali. Dunque, dottor Torchio, con lei abbiamo parlato delle febbri tropicali, della chikungunya, del virus dengue, della zanzara, di tutte le possibili zanzare tropicali, febbre tropicali, ma con lei oggi vorrei parlare del virus West Nile, cioè della febbre del Nilo. Che cos'è? Come possiamo contrarla? Quali sono i rimedi? E come, o addirittura come si può prevenire? Ecco, la West Nile, cioè la febbre del Nilo occidentale, è stata dichiarata endemica, cioè presente in Italia dal 2008, quindi sono già parecchi anni. Il virus è un po' simile a quello che trasmette la febbre gialla, viene trasmesso dalla solita zanzara che, voi sapete, le zanzare sono giunte in Europa e si sono rapidamente adattate al clima europeo, che si è un po' tropicalizzato e trasmettono queste malattie. L'anno scorso c'è stato, e sono sicuro perché me lo sono annotato, un'epidemia ad agosto in Veneto, nella zona di Bologna, Sì, proprio sì. della West Nile. Allora, questa febbre del Nilo occidentale è molto simile alla dengue, insomma, alle classiche febbri tropicali, caratterizzata appunto da febbre, sudorazione, forti dolori, irritazioni cutanee con a volte piccole emorragie cutanee, microemorragie, dolori anche agli occhi, congiuntivite, ovviamente accompagnate da nausea, di disappetenza, eccetera, eccetera. La chikungunya è caratterizzata da dolori muscolari così forti che le persone assumono, e di lì nasce il nome, delle posture per proteggersi dal dolore paradossali, e quindi di qui è nato questo nome che vuol proprio dire postura contratta, contorta. Allora, la West Nile ovviamente potrebbe essere una diciamo influenza che passa magari, non dico asintomatica, ma senza grosse difficoltà, ma purtroppo se viene contratta da persone che hanno un deficit immunitario o per età avanzata o per malattie particolari, debilitanti o perché in fase di post-chemioterapia o comunque situazioni dove si debilita il sistema immunitario, un virus del Nilo occidentale, un West Nile virus, può indubbiamente creare tutta una serie di problemi. Sono virus difficili da riconoscere, cioè sia dal punto di vista del laboratorio, sia dal punto di vista della diagnosi, ma anche dal punto di vista della terapia, perché la terapia rimane poi una terapia fondamentalmente antivirale che non ha una grandissima efficacia, terapia antifebbrile ovviamente e terapia sintomatica per quelli che sono i dolori, fino a che in teoria la sindrome influenzale dovrebbe passare. Ma quello che noi dobbiamo fare è sensibilizzarci tutti alla prevenzione, perché la disinfestazione della zanzara tigre, delle zanzare portatrici di queste febbri tropicali, estremamente importante, viene fatta in genere dai comuni e dal sistema sanitario in maniera abbastanza puntuale, ma non è sufficiente. E chiunque abbia un giardino, chiunque abbia un balcone con delle piante, deve pensare di mettere l'antilarve nei vasetti proprio nel mese di aprile, per evitare il propagarsi di queste zanzare che ai primi caldi poi esplodono e sono portatrici di questi virus. Quindi la prevenzione è estremamente importante. Quello che vorrei dire è che queste febbri tropicali nelle persone defedate, cioè indebolite, eccetera, eccetera, possono portare delle encefaliti o delle meningiti, che sono comunque già una complicazione sia pur rara dell'influenza nostra, ma sicuramente più frequenti in queste febbri tropicali quando colpiscono la persona debole. Dottor Torchio, io le ringrazio, ci terrei a fare un appunto, mi raccomando, vaccinate i vostri animali domestici perché sono tanto tanto a rischio pure loro. Con questo è tutto, vi ricordo che se volete vedere un altro episodio, andarvi a rivedere un'altra trasmissione, basta andare su YouTube e digitare i consigli del dottor Luigi Torchio più l'argomento o la patologia al quale siete interessati. Vi auguriamo un buon proseguimento di visione.